Anche quell'anno nonna Anna Maria aveva preparato i gadget natalizi per i suoi nipotini Christian, Aurora e Mattia. Li preparava tutti gli anni perché loro li portavano a scuola per regalarli ai loro compagni. Erano piccole cose, alberelli, animaletti, stelline ed altri oggetti di ispirazione natalizia che la nonna preparava con certosina pazienza lavorando all'uncinetto. Questa volta li aveva fatti e sistemati provvisoriamente in uno scatolone ed alcuni appesi in attesa di trovare il momento opportuno per confezionarli in buste trasparenti per poterli presentare bene. Aurora quella notte non riusciva a dormire, così si alzò per andare in cucina e vedere i cartoni in televisione. Dal locale giungevano strani bisbigli, così in punta di piedi si avvicinò, ma non ebbe il coraggio di andare avanti. Meraviglia delle meraviglie, rimase a bocca aperta. Tutti quegli oggetti che la nonna aveva preparati si erano animati. Gli abeti erano calmi e già addobbati a festa per il Natale che si avvicinava. Avevano tanti lustrini e una stella in cima, ma c'erano due alberi diversi dagli altri, molto più belli. Cercavano di mettersi in vista, così da prendersi le lodi dei passanti. Ad un tratto le campanelle cominciarono a suonare e arrivò Babbo Natale. Aveva la sua renna e un aiutante. Andavano a portare i doni ai bambini, ma era troppo stanco, così pensò di scacciare un pisolino in un ricovero vicino e poi procedere nella consegna dei doni. Ma quando si svegliò, la renna non c'era più. Lui e il suo aiutante partirono alla ricerca dell'animale, chiesero notizie ad un cristallo di ghiaccio, che rispose di non avere visto nulla, ad una stella di Natale che rispose di avere gli occhi chiusi a causa del freddo. Lo chiesero ad una palla di neve che i bambini avevano fatta il giorno prima. Questa rispose di aver visto la renna lì vicino mentre stava facendo uno spuntino con foglie secche. Babbo Natale recuperò la renna. Erano pronti per partire quando sentirono un canto che proveniva dai paraggi. Erano gli angeli, erano tanti, alcuni avevano la veste bianca, altri rosa, altri celeste. Una stella in cima ad un abete cominciò a brillare più delle altre e una voce si udì chiaramente. Era una voce solenne che diceva: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. E un angelo aggiunse: Pace in terra, ma agli uomini che dovranno costruirla ogni giorno. Aurora accese la luce della cucina e l'incanto svanì. Tutti i gadget di nonna Anna erano tornati nei posti in cui lei li aveva sistemati.